Servono ancora 2, 4, 6, 8, 10. 10 casse qua e poi ci serve ancora tutto sopra. Ci serve ancora tutto sopra. Io direi che così i ragazzi vanno bene. Queste casse qua sono belle anche da vedere. Sono molto belle. Molto molto belle. Vediamo un po'. E poi sono. Cioè queste tengono 100. Vedete, tengono 100. Mentre quelle altre che abbiamo di là, quelle più grandi, tengono 45 o 60, mi sembra, non mi ricordo. Quindi, niente, allora l'unica sarebbe, ragazzi, di andare di là, quindi andiamo nel nostro sgnappolatore. Qua c'è il pirlozzo che gira. No, allora, possiamo anche chiudere. Perfetto. Io direi di fare una cosuccia, andiamo, teletrasporto. Poi ragazzi io questo video magari ve lo divido in due o tre, dipende da quanto è lungo, perché sarà sicuramente lungo almeno un paio d'ore, perché io vi farò dei tagli, perché comunque ci sono dei tagli da fare, però rimane molto lungo, quindi vediamo un attimino. Allora, intanto noi, io direi di fare così, perché poi ragazzi piano piano comincerò a svuotare da qua. Allora, dobbiamo prendere la stone, però andare qui e fare gli slabbete, quindi andiamo qua, prendiamo la stone e facciamo così i nostri slab. Ragazzi, io faccio tutti gli slab e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, ci siamo, ho messo a fare, questo è l'ultimo, ho fatto quasi praticamente 700 di questi, come potete vedere hanno già incominciato piano piano a fermarsi. Adesso li raccogliamo così, piano piano li raccogliamo tutti. Perfetto. Ok, così ce n'è un'infinità, ce n'è veramente tantissimi. Adesso piano piano vedete che si fermeranno tutti quanti. Ecco, come potete vedere si fermano, quindi noi possiamo anche incominciare piano piano a raccoglierli tutti. Intanto ci va un pochettino di tempo. Adesso raccogliamo un attimo queste tre, queste ancora, ce ne sono ancora due, raccogliamo queste sopra, le faremo dopo, le raccoglieremo dopo. Tanto ci va un po' di tempo prima che, come potete vedere, ok, perfetto, ho finito. Ok, io direi ragazzi di fare un'altra cosa, perché allora prima di tutto dobbiamo poi vuotare anche queste e portarle di là. Quindi io stavo pensando ragazzi di mettere di qua delle altre chest e portare via queste. Tanto qua abbiamo visto che abbiamo delle zone, abbiamo questa zona che è vuota, quindi possiamo utilizzare 4 di queste qua o addirittura andare a cercarne delle altre o farne delle altre, del tipo ad esempio ragazzi possiamo anche fare una cosa del genere, delle ceste, andare a creare magari delle chest del genere. Ci vanno 2 che possiamo anche farle volendo, ne facciamo 2/3, ok, e andiamo a vedere dove metterle praticamente. Allora spostiamole qua.
e andiamo a metterle per dire qui. No, possiamo metterle anche qua intorno. Vediamo un po'. Possiamo metterle magari e spostare la roba dentro quella che c'è qua. Volendo, se no, ragazzi, possiamo portare tutto di là e raccoglieremo poi il tutto. Io vi dico una cosa, per adesso, a parte che devo posare un po' di cose, quindi facciamo che fare una cosa, mettiamo questo qua e incominciamo a fare ta ta ta, poi posiamo questo, posiamo questo che non ci serve, questo, il tarpo lo verremo a prendere se ci servirà, il vetro, questo, l'acqua. Di cose dobbiamo posare perché tipo questo dobbiamo posarlo, questo lo dobbiamo posare, questo anche, posiamo per adesso tutto quello che non ci serve, così vedete, per adesso posiamo anche questa roba qua e poi vi spiego perché. Ok, poi quello che ci serve lo verremo a prendere. Questo ultimo qua. Ok, perfetto. Ok, ci siamo. Qua ci siamo. Adesso per fare una bella cosa, ragazzi, dobbiamo andare. Dove c'è il mob spawner? Ragazzi, abbiamo il mob spawner e dobbiamo aspettare un attimino, a parte che qua c'è qualcosa, no? Qua, questi possiamo prendere, ok, e cominciamo a raccogliere quello che ci serve. Come potete vedere, ragazzi, funziona alla perfezione. Purtroppo ci sono alcune cose che non funzionano, altre che invece funzionano, e vediamo. Ci sono alcuni mob spawner che funzionano e altri che purtroppo no. Devo vedere un attimino. Allora, gli animali spawnano se voi siete qua, eh. Solo se voi siete qua. Altrimenti non spawnano, ragazzi. Questo ve lo posso assicurare. Ormai non spona più niente. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va.
Ah, ecco. Ah, ok, ci sono dei momenti che lo spawner si ferma. Ok, forse perché sta diventando notte e di notte non spawnano i soliti animali, quelli giornalieri di notte non spawnano. Purtroppo, ragazzi, a noi ci servono le Arkstone. E le Arkstone sono molto, molto, ma molto difficili da trovare. L'unico modo, ragazzi, è questo. Che adesso andrò a fare. Allora, andrò a vedere prima di tutto cosa ci serve. Vediamo, sono ancora tutti lì. Perfetto, che sono lì. Allora, andiamo a prendere il nostro vestiolo, che poi ce l'abbiamo anche di là, ragazzi. Allora, ci serve la zuppa che lui richiede, questa zuppa. Ok, allora intanto ma diciamo che per adesso però le Arkstone ci bastano. No, non ci bastano comunque. Allora, dobbiamo andare a preparare delle zuppe. Un'altra cosa, ragazzi, che io volevo fare è questa. Però non so se ce l'ho qua nella mano. No, l'ho tirata via. Ne abbiamo completata una, non so. Ah, ok. Allora andiamo a vedere se dovrei averla qua. Allora, no, questa può essere una statuetta, ma vediamo perché. Eccola qua, eccola qua, questa qua, perfetto, andiamo a vedere. Allora, intanto facciamo così. Adesso facciamo così e così. Questi non mi servono, via. E il resto, vabbè, questi qua, ragazzi, li possiamo anche buttare, perché intanto fanno schifo. Il resto prendiamo tutto, ok.
Adesso vi faccio vedere. Volevo fare una zona, non so se è qui o dove, con la fontana. Ma quasi quasi farla davanti, ragazzi, farla di là. Metterla qua la fontana, metterla proprio qua davanti, fare proprio il giardino con la fontana. Allora, vediamo un po', così e così, ulla, madonna, no, dobbiamo, è gigantesca sta fontana, fatemi vedere. Beh, ragazzi, io direi sì, ci può stare, però no, non ci sta, non ci sta, non ci sta. Devo togliere un po' di roba. Allora, tiriamola indietro e mettiamola qua. Ok, sarebbe a filo così. Io direi che così. Fatemi vedere di là. Ragazzi, così è spettacolare secondo me. Qua però minchia ingombra spazio, madonna sei grosso. Puzzolina. Qua ingombra spazio. È gigantesca sta fontana. È veramente grande. Questa era una fontana che io vorrei mettere, però non mi piace qua. Dietro non ci sta, sono sicuro che non ci sta, ma neanche morto ci sta. Qua sono sicuro che non ci sta, ma neanche se piangiamo in cinese. Perché se noi la mettiamo qua, vediamo, porca miseria ragazzi, gigantesca, no, non ci sta. Ah! Mi dispiace perché volevo metterla qua. Dobbiamo andare a vedere se ce n'è un'altra, perché non ci sta. Allora, vediamo un attimino, perché questa è grande, non ci sta. Ne dobbiamo cercare un'altra un po' più. Purtroppo ci sa, oh, però ci sarebbe questa. Questa qua secondo me è già anche più grande. Purtroppo è già più grande. Secondo me è molto più grande questa qua. Vediamo se ci sta di qua. Perché se riusciamo a fare un bel giardino, ragazzi, viene fuori una bella cosuccia. Però mi sa, ragazzi, che qua questa rimane troppo grande. Allora. Mettiamola al posto di questa e vediamo. Così. No, ragazzi, è gigantesco. È gigantesco. Guardate che roba. No, è troppo grande. No, questo qua è un giardino bellissimo che andremo poi magari a fare. Ma ho un'altra idea, ho un'altra idea. Prima di tutto, ragazzi, qui adesso poi faremo, vedrò, devo cercare un'altra cosa. Allora, facciamo una bella cosa, ragazzi. Intanto io qua mi preparo un po' di cosucce, un po' di roba, metto a posto quello che c'è da mettere a posto e poi, ragazzi, io mi porto leggermente, oh, scusatemi, mi porto leggermente avanti, ok? Bene, io direi di fare una bella cosa, ragazzi, ci salutiamo qua per adesso, io porterò, la prossima settimana andrò di portare dei video, sto preparando per, ragazzi, portarvi, questa volta raft, ma non gli altri raft delle pallottole, portarmi proprio raft raft,
così andremo a seguire la storia, andremo a fare una bella piattaforma, su quello ci saranno da fare anche altre cose, quindi ci saranno i motori, ci saranno tutte le cose che ci potranno servire. Abbiamo da poter fare tantissime cose, ci sono tante belle isole da esplorare, possiamo fare tante cose su quello. Ok, ragazzi, io purtroppo mi dovete portare pazienza ancora per qualche giorno, perché purtroppo ho bisogno dei soldini, quindi devo per forza racimolare dei soldini per portarvi questi giochi. Comincerò con Raft, poi magari vedo se riesco a portarvi altri videogiochi tipo Jurassic World, tutte queste cose lì. Piano piano, ragazzi, ci portiamo avanti e faremo delle belle cose. Ho in mente, purtroppo, vi dico questo, volevo preparare delle cose con la grafica, con un ragazzo che ha un negozio di grafica, purtroppo ha chiuso. E con questo problema che c'è in Italia, stanno chiudendo tutti, e anche sto ragazzo non devo capire se ha chiuso definitivamente o se si è spostato. Se si è solo spostato, parlo con lui, farò fare delle cose in grafica, vi farò poi vedere. E queste cose che io farò fare saranno in regalo per chi si abbonerà, ok? Per chi si abbonerà al canale ci sarà in regalo queste cose che andrò a fare e vi farò anche vedere. In base a voi, quanto mi seguirete, ci saranno dei regali. Ok? Ne parlerò bene, vi farò vedere, farò delle serie, di alcuni videogiochi solo per abbonati. Ok? Quando sarà il momento vi farò queste cose qua. Creativers appena riuscirò lo comprerò, ragazzi, perché a me piace un casino. E vediamo un attimino. Intanto adesso andiamo avanti con questo piano piano e faremo delle belle costruzioni, delle belle cose. Ho delle altre belle idee. Vediamo piano piano di riuscire a fare il tutto. Ok? Bene, ragazzi, come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like, condividete e aiutatemi a portare avanti questo canale, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.